Salve amiche ed amici, in questi giorni sto facendo più video del consueto perché voglio recuperare il trend abituale. Qui il vostro Santen Chan vi saluta ancora una volta, amiche ed amici. Ormai con la memoria che ho di ferro, che mancano 3 giorni a Natale, cioè 2 giorni alla vigilia, perché in pratica fra 2 giorni e 24 e fra 3 giorni e 25 dicembre del 2017, io mi accomiato da tutte e tutti voi. Forse non farò più video fino al 6-10 gennaio, perché visto il clamoroso esito che hanno avuto i miei ultimi video, farne altri sarebbe troppo. Comunque, ieri ho parlato di una cosa che mi incuriosiva, perché ci sono delle persone che vedono come demoniache le feste di Natale. Sono venuto da fuori, scusate, fa freddo, anche se è mattina. Editerò questo video, chissà. Poi da gennaio YouTube mi dirà se potrò fare le dirette di nuovo dal cellulare. Probabilmente sì, però volevo dirvi, allora, visto che fa freddo, visto che è mattina e devo uscire, visto che non ho molti argomenti, ho fatto l'ultimo chiedendomi e chiedendovi perché i testimoni di Geova non celebrano il Natale, ma addirittura lo vedano come diabolico. Se qualcuno di voi vede questo video o vede il precedente e mi vorrà rispondere, io non lo dico per puro spirito di critica, ma perché lo voglio sapere. Perché non celebrate il Natale, testimoni di Geova? Lo voglio sapere. Però vabbè, se non mi volete rispondere nei commentari, fa niente, è una curiosità mia. Voi siete liberi di festeggiare tutto quello che volete o di non festeggiarlo. Non so se festeggerete delle feste o se non le festeggerete. Io so che il Natale da sempre per me è stata soprattutto la festa della famiglia, di stare insieme ai propri cari, di ricevere dei regali, di mangiare, e magari i propri cari, familiari e parenti che venivano da lontano a trovarci, assieme ad amici, vicini di casa. Cioè le feste sono motivo di congregazione, non necessariamente congregazione di fedeli, di credenti. Infatti, nell'Unione Sovietica hanno sostituito le feste religiose a delle commemorazioni laiche, come è successo durante il periodo della Rivoluzione francese. E quindi il Natale corrispondeva ai Saturnali, anche alle festività del culto mitriaco, che era praticato nel Medio Oriente, anche non solo in Grecia, in Tessaglia. Quindi erano dei motivi per festeggiare, a volte per compiere degli eccessi e per scambiarsi dei doni. I Saturnali, i Baccanali e tutte queste feste, che poi sono state incorporate dalle varie forme di cristianesimo. Ma questo molti di voi lo sapete, perché ormai lo sanno tutti. E non soltanto quelli della Curia Romana. Poi che dire, sto a corto di temi, l'attualità mi supera, perché più vedo la politica più sento che il telegiornale si occupa quasi esclusivamente di quello che succede in Italia, i bisticci interni, Lega, non Lega, PD, PDL, grillini, Movimento 5 Stelle. Mi sembra di stare come ai vecchi tempi
quando Noschiese, cercate Noschiese, faceva l'imitazione del telegiornale. E poi c'è anche una canzone, Non t'arregga e più, che fa l'elogio dell'antipolitica, perché cita tutti gli acronimi, le sigle dei partiti politici, dice Non t'arregga e più, Non t'arregga e più. E tutti i nomi dei politici, dei famosi, degli industriali. Con rispetto a ieri, Italia è rimasto sempre nei telegiornali un paese da cabaret. Non è cambiato nulla. I soliti imprenditori, i soliti politici, magari si sono rinnovate le facce, perché in politica e nei sindacati sono rimasti i figli, i nipoti. Nella Confindustria lo stesso, della classe dirigente, amministratrice, burocratica, dirigente è rimasta sempre la stessa. E noi, come scemi, continuiamo ad andare avanti senza lamentarci di queste cose. Quindi ogni volta che guardo il telegiornale lo guardo sempre di meno, perché è un oppio, come i giochi a premio con i quali ci vogliono consolare, fare l'elemosina, o come la religione, che su 1.000 euro di donazioni ne danno solo uno ai poveri, e poi parlano in nome dello Stato italiano, loro che sono il clero romano di uno Stato straniero, il Vaticano, che sta dentro Roma. Ecco, che andassero a vedere, come si chiama, Bertone, l'attico di un cardinale, no? Che si è costruito con i 300.000 euro del Bambin Gesù. Ecco, perché quei soldi non si è detto nulla. La giustizia vaticana che ha fatto, quella italiana, perché in suolo italiano, che ha fatto? Voglio dire, se era una cooperativa italiana andavano in carcere come minimo, ma siccome è di uno Stato straniero. E molti dicono che Italia si fa influenzare dagli stati stranieri, come la Germania, non so, la Russia, gli Stati Uniti, la Cina. Ma il primo fra tutti che influenza di più gli italiani e la politica italiana, il primo stato straniero che sta in suolo italiano è proprio lo Stato Pontificio della Curia Romana, perché si chiama così, che è uno stato così piccolo che c'ha una sola città, Città del Vaticano. Che poi non ho capito dove inizia Città del Vaticano e dove finisce Città del Vaticano e rimane lo Stato della Curia Romana, perché in pratica Città del Vaticano dovrebbero essere gli edifici e lo Stato Pontificio dovrebbero essere i giardini. È come se il mio stato è la mia proprietà, cioè il mio terreno, e la città è la mia casa, o il mio stato è il mio edificio, nel caso più specifico, e la mia città è il mio appartamento. Allora sarebbe un'unione di stati, un consorzio, un edificio, no? E un consorzio di edifici sarebbe un'unione di unioni. Vabbè, lasciamo stare. Che bisogna star bene per questo Natale. Quindi non voglio fare questo video troppo pesante. Desidero a tutte e tutti voi di stare in salute. Mi raccomando, guardate i miei video, dategli like se vi piacciono e compartiteveli ed aiutatemi come regalo di Natale a raggiungere, anzi a superare i 1.000 followers, così quando YouTube mi permetterà di nuovo di trasmettere live streaming, io potrò monetizzare i chat e forse, visto che sono disoccupato, qualcosa mi vendrà da questo. Per
Però mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella, fate iscrivere al mio canale i vostri amici, parenti e familiari. Guardatevi i miei video tutti, dategli like, commentateli, aprite discussioni nel canale, condividete i miei video, commentate i miei video per farmi sapere cosa ne pensate. Forse farò un video. Scusate che non ho un tripode, allora c'ho il barattolo. Forse farò un video prima del primo dell'anno. Come potete vedere, questo è il fiasco nel quale mi filmo, che c'è il coperchio sul quale appoggio il cellulare, perché non ho i soldi per un tripode. Allora, grazie di tutto, seguite i miei suggerimenti, non eccedete con l'alcol, non sparate botti. Come regalo vi do la visione dei miei video, compartiteli, commentateli, dategli like, iscrivetevi al canale, proponete delle discussioni nel mio canale. Qui il vostro capitano Santen Chan in veste militare, questa volta e non navale. Forse in veste di soldato anfibio, Marines, vi saluta con fermezza, con fierezza, ma senza eccessivo rigore. Buon Natale dal vostro capitano Santen Chan, con affetto, un abbraccio a tutti voi e grazie per seguirmi, per incentivarmi e per farmi andare avanti. Ciao. Oh, mi raccomando, sto a fare tutte ste smorfie perché intanto così in questi 30 secondi metto video suggeriti. Mi raccomando, andatevi a vedere questi tre video che nel formato 4:3 posso mettere nelle cartelle. Sono i video più visti. Mi raccomando, guardate, commentate, date like ai miei video più visti che adesso appariranno e condivideteli. Così avranno più visioni, no? Ciao!